Si parla tanto della tradizione svizzera sulla cioccolata, però noi in Italia, e l'abbiamo visto poco fa, abbiamo una tradizione veramente straordinaria della cioccolata. Accanto a me c'è Giulio Giuliani, che... Buongiorno. E insomma, la tua cioccolateria che ormai veramente ha una storia lunghissima, è un'istituzione, si trova qui a Roma. E vedete, già guardando queste cose veramente mette proprio di buon umore, perché realizzate delle cose straordinarie. Io vedo dei marron glacé, vedo della frutta candita, vedo della cioccolata, pasta di cioccolata. Quella è la nostra Giulietta, crema di gianduia. Oh, però al di là dei prodotti, che adesso tu ci spiegherai, sì, a me piace anche ricordare la storia di questa, della tua cioccolateria, perché veramente è uno spaccato della storia italiana. Sì. Siamo nella prima metà del 1900, 1940 circa, dove durante la Seconda Guerra Mondiale mio nonno si trovò costretto a partecipare comunque a delle spese familiari, nel momento in cui nella vita non si trovava una situazione economica abbastanza agiata, e si trovò costretto appunto a lavorare in questa cioccolateria in zona Testaccio. E quindi come... siamo durante la guerra, sì, i tempi erano quelli che erano, sì, e tuo nonno va a lavorare, sì, in questa bottega, in questa piccola bottega a Testaccio, dove comunque lui viveva, e iniziò quindi a prendere questa prima arte primordiale dell'artigianato, della cioccolateria e del marron glacé. Oh, perdona se ti interrompo, negli anni 40 la, sì, cioccolata era una cosa non prelibata, no, ma proprio, sì, esatto, era un bene di lusso, esatto, quasi, sì. Voi pensate, gli americani, quando ci fu la liberazione qui a Roma, davano le tovolette di cioccolata ai bambini, sì, esatto, ed era qualcosa, probabilmente molti bambini assaggiavano per la prima volta la cioccolata, esatto, quindi era veramente qualcosa di eccezionale, sì, di sì, unico, sì. E quindi tuo nonno lavorava, sì, in questa bottega. In questa bottega a Testaccio. Impara il mestiere. Nello stesso, sì, momento... conosce anche mia nonna, che anche lei viveva in quella zona, e insieme, che anche lei poi viene assunta in questa piccola bottega, fino ad arrivare al 1949, che dopo anni di restrizioni economiche hanno rischiato, hanno intuito di intraprendere un percorso autonomo, andando e cercando un piccolo laboratorio, arrivando in zona Prati già da allora, 1949, e iniziano insieme appunto questo percorso lavorativo e familiare, perché all'interno... Quindi, insomma, dai sacrifici, esatto, durante, sì, la guerra, circa 10 anni, all'inizio, sì, del boom economico, tuo nonno crea questa bella bottega, sì, e inizia a, come dire, la vostra avventura. Esattamente, insieme da qui a mia nonna, sì, arriviamo a questi prodotti straordinari. Esattamente. Ce li spieghi un po' qualcuno? Allora, qui abbiamo il classico uovo di Pasqua. Esatto, sì. E qui il cioccolato principalmente a noi arriva in pani, quindi cioè latte che fondente. Noi lo temperiamo, la fase finale appunto, questa è la fase, anzi la penultima fase del cioccolato, che è la fase del temperaggio. Quel temperaggio, e portiamo il cioccolato a una temperatura alta, che va dai 44 ai 46 gradi, fino poi a farlo raffreddare, ed oscilla tra diciamo i 28 e i 32 gradi in base al cioccolato. Sì, e poi arrivano questi lingotti, prima le pepite, sì, e qui ci sono i lingotti, esatto, di cioccolato. In pani, esattamente, sì. E poi li sciogliete. Lo sciogliamo, e il momento in cui il cioccolato viene raffreddato e arriva a temperatura, può essere a quel punto usato per glassare i cioccolatini. Oh, la bravura del maestro cioccolataio, sì, dov'è? È la temperatura del cioccolato, che dà la lucentezza al cioccolato. Cioè non è che io prendo col quando pentolino, lei... mi metto a sciogliere e poi ho fatto. No, non è così. Bisogna, no, proprio, andiamo proprio all'esattezza, sì, al grado preciso. Esattamente. Che, sì. Quando lei appunto azzecca il grado preciso, lei vedrà la lucentezza dei cioccolatini. Se vedrà un cioccolatino opaco, anche in base alle temperature ovviamente, perché il caldo ovviamente, il cioccolato soffre con il caldo, ma in questo caso noi, insomma, avendo una grande storia, comunque, certo, comunque, ecco, una grande preparazione, e riusciamo a raggiungere questo grado che dà lucentezza al cioccolato. Quindi il maestro cioccolataio deve considerare innanzitutto la temperatura del luogo dove si esattamente trova. Esattamente. Se io mi trovo a Roma, esatto, o a Milano, a, sì, Torino o a Ginevra, cambia tutto. E a Roma è molto difficile, avendo un clima noi adesso anche tropicale, è abbastanza difficile. Oggi questi giorni fa caldo. Esatto, abbiamo poi ambienti bisogna considerare molto, immagino, anche l'umidità. L'umidità, sì, esattamente. E poi da lì bisogna, come dire, ecco, il cioccolato, quello là, diciamo, che, sì, noi vediamo leggermente, sì, più opaco. Cioccolatino, sì. Ecco. A quanti gradi deve essere sciolto?
intorno? È sciolto, deve arrivare a una temperatura, a noi arriva così. Mm-hmm. Nel momento in cui lo mettiamo in queste macchine per temperare il cioccolato, lo facciamo innalzare a 45 gradi. 45 sì. gradi. Poi, nel momento in cui arriva a 45, lo mettiamo a riscaldamento sì. e lo facciamo raffreddare arrivando tra i 28 e i 31. Questo chiaramente in base al cioccolato, ossia fondente alla temperatura, il latte alla temperatura e il cioccolato bianco alla temperatura. Quindi insomma è veramente uno studio. Un lavoro da artista ma da chimica allo stesso tempo. E tutto questo iniziò negli anni 60 mio nonno, che fece un viaggio in Svizzera. Ecco, questo ti volevo chiedere sì. perché poi bisogna, uno è bravo, grande sì, tradizione sì, certo. ma poi bisogna sempre, non si finisce mai di imparare. No, esatto. Nel 60 tuo nonno prende sì, parte e va in Svizzera sì, con un contatto che aveva, fece un corso appunto in Svizzera. Capì chiaramente come veniva e doveva essere questo percorso del cioccolato e del temperaggio, lo porta qui in Italia, lo spiega a mio padre, che anche lui oggi è in azienda e si occupa della parte produttiva, quindi è lui che gestisce tutto quanto, le macchine, insomma ecco, gli impasti che vengono fatti per coprire chiaramente il cioccolatino e tutto quanto, insomma, quelli. Senti, questo. Però tu adesso mi devi spiegare un sì. po' questi prodotti, perché okay. io vedo allora il vassoio più allora. Bello è questo che troviamo alla destra dei nostri telespettatori. Sì, quella è frutta candita ricoperta di cioccolato. Frutta candita esatto. ricoperta di cioccolato. Quindi oltre a candirlo di cioccolato c'è anche una fase primordiale, che è la fase della canditura del frutto. Ne posso prendere uno? No? Lo prendo un attimo per farlo vedere proprio da vicino. Eccolo. Quello qui. È l'arancio candito. Questo, guardate che bellezza questo arancio candito. Una fetta d'arancio, sì. Questa è una fetta d'arancio. Diciamo che prima di... Io vedo l'arancio glassato. Esatto, ma prima di glassare il cioccolato c'è la canditura. Che noi per candirlo utilizziamo lo stesso procedimento dei marron glacé di circa 20 giorni per candire ogni frutto. Allora, un altro, ne faccio vedere un altro, poi andiamo nella capitale del cioccolato, sì. ma insomma qui non è che scherziamo. Questo è il clementino. Guardate che spettacolo questo mandarino, il clementino ricoperto di cioccolato. Sì. È bellissimo. È straordinario, anche questo lo fate voi nella vostra sì, cioccolateria. Sì. Tutto ciò che vede è nostra produzione. Allora, ci sono mille prelibatezze, vedo i fichi, vedo le piccole pere, vedo le mandorle, le noci. Noi lo scopriremo tutti, qui innanzitutto inizieremo a mangiucchiare, ma in modi e quantità. 50 grammi a settimana. 50 grammi a un settimana. Diciamo. Giulio Giuliani, dove questa settimana. Bellissima cioccolateria? Dici quant'è 50 grammi di cioccolato? Non ci dire che è una tavolettina. Metà della tavoletta. Quindi metà tavoletta sì, a settimana sì. la possiamo consumare. Sì. Quindi il quadratino magari la mattina o la sera lo possiamo mangiare. 3-4 volte 10 grammi al giorno. Direi che va benissimo. Va benissimo. Fondente. Ma dimmi la verità, tu sì. tutti i giorni sei lì col cioccolato. Sì, esattamente. Ecco, prima sì. domanda banalissima, sì. ma ti sei stufato di tutto questo cioccolato? No. La cioccolata non stanca. Non stanca mai? No, è un piacere mangiarla ogni giorno. E secondo, insomma, la cioccolata è bella calorica, tu riesci a stare sui 10 grammi? Abbino molto sport. Abbini molto sport, questo è un altro... Sicuramente. Un altro consiglio. Connubio alimentazione, corretta alimentazione, attività sportiva è la chiave del benessere. La cioccolata benessere. Diciamo, fa bene agli sportivi? La cioccolata fa bene agli sportivi perché migliora la salute cardiovascolare, cioè un effetto, diciamo, un effetto favorevole su tutto il sistema cardiovascolare. Oltre che poi anche tutta un'altra serie di parametri, come dicevo prima, che sicuramente sono importanti, sono significativi. Poi la carica fisica e psicologica. Tu l'hai però, sì, diciamo, sì, la... assolutamente sì. Sei proprio sperimentato in prima persona. Per una serie di motivi, insomma. Quindi Io prima ho detto che gli americani, arrivando a Roma nel giorno della liberazione, distribuivano tavolette di cioccolato. Per molti bambini era la prima volta che mangiavano la cioccolata. Quindi possiamo dire che dal dopoguerra, insomma, si è introdotto, diciamo, l'uso quotidiano e comunque nelle nostre tavole è arrivata la cioccolata. Questo sì. quanto ha cambiato, come dire, le nostre abitudini alimentari, anche da un punto di vista della salute? L'industrializzazione dei processi produttivi, quindi la produzione del cioccolato, si può far risalire tranquillamente all'inizio del Novecento, quindi 1900-1920. Quando appunto dalla già grossa esperienza nella lavorazione artigianale del cacao, anche in Italia, non solo in tutta Europa, si iniziò a capire che si poteva investire in impianti, in veri e propri impianti industriali. Per cui dopo quel ventennio parecchi produttori, soprattutto italiani, e sappiamo quali sono poi, certo. Ferrero, Perugina, eccetera, eccetera, hanno
perfezionato, inventato, insomma innovato dal punto di vista tecnologico la produzione del cioccolato fino a renderlo un prodotto di massa. Oh, tuo nonno, abbiamo detto che è stato un po' il fondatore, perché anni 40 lavorava in un piccolo laboratorio di cioccolato, poi da lì sacrificio, ha messo su un piccolo laboratorio che poi è diventato, come dire, i frutti lo vediamo qui sotto gli occhi. Sì. Nonno quanti anni ha oggi? 88. 88, vedete che la cioccolata fa bene. E mia nonna 83. 83? Sì, ancora sono in azienda, collaborano con noi, ci consigliano, sono esattamente... Secondo me nonno dice lui che è Giulio che collabora con me, ma comunque... Vabbè, scherzo. Entrambi, diciamo, insomma. Comunque, ancora un ruolo importante. Sì, esattamente, importante. Lui ancora gestisce la parte amministrativa insieme, insomma, a mio padre e insieme a me. Poi abbiamo il negozio, abbiamo mia zia con mia cugina, che sta nella parte della vendita. Quindi una bella impresa insieme, familiare. Insieme una un grande impresa. Staff, e quello perché, insomma, abbiamo uno staff da tantissimi anni che collabora con noi. Quindi, insomma, insieme cerchiamo di migliorare ogni giorno e di puntare sempre sulla qualità. Quello, penso, sia la chiave. Dottore, la io sono stato bravo fino adesso, perché i miei 10 grammi di cioccolato già li ho consumati un anno fa, perché sto proprio avanti. Però io finora non ho mangiato nulla, ma mi posso concedere un cioccolatino? Sicuramente. Posso, vado? Sicuramente. Giulio, mi devi consigliare. Allora, abbiamo vari gusti, certo. No, tu mi devi dare il tuo, quello più buono, secondo te qual è? Io farei un marron glacé ricoperto di cioccolato. Un marron glacé ricoperto di cioccolato. Qual è? Ce lo fai vedere? Questo. Qual è? Questo al centro. Sì. Allora, ma anche questi sono marron glacé? Sì, esatto. Perfetto, allora io ne prendo uno, lo inizio ad assaggiare. Questo lo dobbiamo assaggiare, vediamo un po'. Incredibile. Questa è una castagna, esatto, ricoperta, glassata. Sì. E sopra? Ricoperta di cioccolato. Ricoperta di cioccolato. Io penso però qui mi sono giocato, No. Le calorie per 3-4 settimane. Sono, è un alimento ad alta densità energetica, sicuramente. Che bravo, guardi. Ma io lo guardi. È bravissimo il dottore, perché se no hai mangiato un marron glacé, ci saranno sì e no. Metà, un chilo e mezzo di cioccolato, ci saranno 200 calorie in tutto. Intero. Ci va può benissimo. Stare. Questo è un pranzo praticamente. Scherzo, ovviamente. Qualcosa in più di un primo piatto. Anzi, qualcosa in meno di un primo piatto. È buonissimo, veramente complimenti. Eravamo rimasti in sospeso perché abbiamo questa crema di cioccolata. Crema di gianduia. Esatto. Crema di gianduia. Ma la possiamo aprire per vedere un po'? Certo. Questa la fate voi nel vostro laboratorio. Artigianale. Esattamente. Sì. Allora, gli ingredienti quali sono? Allora, nocciole che vanno ovviamente tostate. Vanno tostate le nocciole. Tritate. Sì. Prendiamo il cioccolato fondente, il cioccolato al latte. Sì. Amalgamiamo tutto. Ed è pronta. Ed è pronta. E io vado, io provo. Testo per voi, mi immolo. Allora, diamo tempo alla regia di inquadrare. Ci proviamo. Allora, guardate innanzitutto la consistenza. Guardate che spettacolo questa crema di gianduia. Poi io vado, piano piano, e vado. Oggi faccio io il degustatore. E vabbè, è buonissima. Poi ci sono 1000 cioccolatini lì. Sì, mi dici, abbiamo molte praline di cioccolato, tra cui il caffè, la mandorla, la nocciola, il pistacchio, il peperoncino. La gianduia. Sì, abbiamo l'oriente, che è un insieme di spezie tutte insieme, cannella, peperoncino, noce moscata. Poi abbiamo anche l'Aftrate, che è appunto la menta. Le nocciole ricoperte di cioccolato, lo zenzero, quindi lo ginger, l'arancio ricoperto di cioccolato, il limone ricoperto di cioccolato. Insomma, vediamo che il cioccolato fondente comunque, rispetto al latte, è quello che riesce ad essere abbinato e a sposarsi con ogni tipo di frutto secco e di impasto. Benissimo, allora io ringrazio tantissimo il nostro Giulio Giuliani. Grazie a voi. Tanti auguri. Grazie. Saluti a nonno. Grazie. Grazie.